Ciao a tutti, sono Alice De Bortoli e oggi sono qui per fare un'intervista alle ragazze dell'Inter. Ciao, sono Marta Pandini, attaccante dell'Inter. Ciao, sono Macarena Portales, attaccante dell'Inter. Ciao, sono Flaminia Simonetti, centrocampista dell'Inter. Raccontatemi, com'è nata la vostra passione per il calcio? La mia passione è nata in modo molto casuale perché mi ricordo che ero all'asilo e avevo tutti i miei amici che giocavano a calcio, quindi io preferivo stare con loro piuttosto che con le mie compagne e quindi ho iniziato a giocare con loro. Il mio migliore amico si è iscritto a una scuola di calcio lì dell'oratorio e io ho convinto i miei genitori a iscrivermi e ho iniziato a giocare a calcio e da lì ho continuato. E quanti anni avevi? Avevo 6 anni. 6 anni mi sono iscritta, però la passione è nata anche 4-5 anni, sì. Voi invece? Io ho cominciato a giocare sempre a 6 anni grazie a un mio compagno di scuola che praticamente anche lui si era iscritto alla scuola calcio proprio di fronte a casa mia. Allora io per seguirlo ho deciso di iscrivermi con lui. Lui ha smesso e io ho continuato. Mi ha lanciato. La mia è nata per mio papà, che lui giocava a calcio e alla fine ha dedicato il suo tempo a farmelo imparare. Sì, quindi... Bene, bene, molto bene. Invece era il vostro sogno, diciamo, diventare delle calciatrici professioniste o avreste pensato ad altro? Io quando ero piccola non ci avevo mai pensato. Cioè, pensavo sempre che volevo fare... l'attrice probabilmente da grande. Poi credo che sia, cioè l'ho constatato con il tempo, che mi sarebbe piaciuto diventare continuare. Una calciatrice, sì. E invece io non sono pensato mai di diventare così professionista. No. Giocava perché mi piaceva e alla fine dopo è arrivato tutto questo. Bello. Uguale. Quindi un po' anch'io, inaspettato. Sì, inaspettato, è arrivato col tempo e è un sogno che si sta avverando e in questi anni. Che bello. Invece una curiosità, raccontatemi un po' la vostra giornata tipo, gli allenamenti o il prepartita, insomma raccontatemi un po' come sono organizzate le vostre giornate. Allora, noi ci alleniamo tutti i giorni al mattino, quindi comunque veniamo al campo molto presto e si svolge l'allenamento più o meno fino all'ora di pranzo, poi torniamo a casa, mangiamo, ci prepariamo il pranzo, io personalmente dopo un po' mi riposo e poi ogni tanto magari mi piace un po' uscire, godermi un po' il momento libero della giornata, a volte faccio dei corsi d'inglese per comunque portarmi avanti un po' con la lingua. Bravo. E poi torno a casa perché comunque poi il giorno dopo c'è l'allenamento, quindi sto a casa. Vabbè, sacrifici portano... Stretta, però sì, ci sta. Portano risultati, vero? No? Tu invece? Io invece non faccio uguale. Niente praticamente. Come? Io mi alleno al mattino e dopo arrivo, mangio, e faccio il pisolino, quello è... Sempre quello? Sì, sempre. Quello. Bene, sicuro, sempre. Fa parte. E dopo a volte... Dell'allenamento. Sì, e dopo a volte studio, perché comunque penso che... Cosa studi? Che, adesso voglio entrare alla polizia. Davvero? Sì. Sto preparandomi. Bello. Per entrare. E dopo non è che esca così tanto, devo dirti. Anche, mi piace, non mi piace stare a casa tutto il tempo, ma non così tanto. Preferisco riposare, visto che ci alleniamo tanto. Vabbè, giusto, immagino. E basta, lì finisce la giornata. È così tutti i giorni. Vabbè, tu invece stessa cosa anche te, lo immagino. Io magari il pomeriggio studio un po' di più, perché comunque sono iscritta alla magistrale di sport management. E purtroppo è un'università telematica, quindi riesci anche a gestire i tempi. Esatto, riesco a gestire i tempi, però ovviamente mi dispiace non riuscire a frequentare l'università e a rapportarmi con le altre persone. Già riesci a fare comunque però due cose belle impegnative. Però riesco a portare avanti, sì, due insieme. Impegni. Bene ragazze, grazie mille per il vostro tempo, per aver Dai, risposto. Ma, scusa, ma perché non vieni ad allenarti con noi? Cosa? No. A parte che voi siete bravissime, avete detto che vi allenate tutti i giorni, io non riesco a starvi dietro e non sono bravissima a giocare a calcio. Dai, due palleggi. Dai. Vabbè, allora facciamo così, se mi aiutate voi va bene, posso pensarci. Va okay, bene, allora va vatti bene. A cambiare. Dai. Dai, vado a cambiarmi. Thank you.
nata la tua passione per il calcio? Allora, io intanto la passo a voi mentre parlo, sennò non riesco a concentrarmi. Comunque, in realtà io seguivo il calcio con la mia famiglia, con vabbè, mio padre e mio nonno, fin da quando ero più piccola. Poi col tempo mi sono appassionata di più anch'io, quindi ho iniziato a seguirlo in prima persona e insomma, da cosa nasce cosa, quindi sempre di più. Poi ovviamente mi sono attaccata molto all'Inter, sono diventata tifosa interista. Vai allo stadio? Sì, bello, bellissimo andare allo stadio, mi piace un sacco. E poi vabbè, quando ho la possibilità di andare allo stadio, comunque di vivere l'emozione che si vive lì, che è un'emozione secondo me che se non la si prova non la si può neanche spiegare. Cioè è proprio bello sentire l'emozione dello stadio. Quindi sì, vado allo stadio, quando posso vado. Hai mai giocato a calcio? Ecco. Penso sia abbastanza penso chiaro che vedere, sì. No, in realtà io ho sempre detto, a me piace guardarlo, mi piace informarmi, commentarlo, però giocare, cioè lo lascio fare a voi che siete sicuramente più bravi di me, questo poco ma sicuro. Ragazze, io vi ringrazio, grazie di tutto, so che adesso avete allenamento, quindi vi lascio andare a prepararvi e dai, alla prossima, speriamo di vederci presto. Grazie a te, un piacere. E allenati, mi raccomando. Va bene, prossima volta mi controllate, va bene? Siamo qui. Grazie mille, ciao ragazze! Ciao.